Manuela Arcuri si è aperta a cuore aperto durante un'intervista esclusiva al magazine Oggi, parlando della sua vita sentimentale e del suo ritorno sul grande schermo dopo più di 10 anni di pausa. La famosa attrice ha rilasciato dichiarazioni amare riguardo ai suoi ex Francesco Totti e Gabriel Garco. Con l'ex capitano della Roma, Manuela ha avuto un breve flirt prima che lui sposasse Ilari Blasi, mentre con il divo torinese ha vissuto una storia d'amore molto tempo prima che lui facesse coming out. Dal 2010, Manuela è legata all'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia nel 2014. I due si sono sposati nel 2022 nel suggestivo castello Orsinio De Scalchi sul lago di Bracciano. Riguardo ai suoi amori passati, Manuela ha rivelato che con Totti c'è stato solo un breve bacio e che la storia non è mai decollata a causa della giovane età dei due. Per quanto riguarda la relazione con Garco, Manuela ha sottolineato che lui si è comportato come un vero compagno, anche dal punto di vista fisico. L'attrice ha ammesso di essere rimasta delusa nel sapere che alcune storie vissute con l'attore fossero in realtà finte. Tuttavia, ha lasciato il passato alle spalle e si è concentrata sul suo ritorno sul grande schermo. Manuela Arcuri ha annunciato di essere stata scelta per il film Tradita, diretto da Gabriele Altobelli, in uscita nel 2025. L'attrice interpreterà il ruolo dell'avvocatessa Pazienza Mantovani e sarà affiancata da suo figlio Mattia, che ha dimostrato interesse per il mondo dello spettacolo, studiando canto, ballo e recitazione. Durante le riprese, Manuela ha avuto l'opportunità di baciare il belloccio cubano William Levy, suscitando emozioni mai provate prima sul set. Dopo 11 anni lontano dalle scene per dedicarsi alla famiglia, Manuela Arcuri è pronta a tornare a recitare